1770, la spedizione dello scozzese Bruce dà inizio all'esplorazione sistematica del bacino e delle sorgenti del Nilo, la cui conoscenza verrà completata 80 anni più tardi dagli inglesi Burton e Speke, scopritori delle sorgenti del Nilo Bianco presso il lago Vittoria. È questa l'epoca delle esplorazioni geografiche nei più lontani paesi d'Africa e d'Oriente e della riscoperta, da parte della cultura europea, di un rinnovato interesse per le più diverse realtà fisiche e culturali. Nello stesso periodo, il metodo rigoroso ed analitico con cui si affronta la conoscenza della realtà si impone anche nello studio delle civiltà del passato. Sono di questi anni proprio le maggiori scoperte archeologiche, così come la creazione degli strumenti scientifici di indagine e di ricerca. Nel 1798, Napoleone intraprende la campagna d'Egitto. Ma al seguito della spedizione militare vi è per la prima volta una commissione scientifica che si dedica ad un'accurata opera di documentazione di tutti gli aspetti della Valle del Nilo. Durante questo lavoro viene alla luce la pietra o stele di Rosetta, le cui iscrizioni in greco, demotico e geroglifico offrono per la prima volta la possibilità di comprendere l'antica scrittura egizia. Sarà il francese Champollion nel 1822 a portare a termine la decifrazione dei geroglifici, sollevando così il velo di mistero che aveva sempre nascosto la storia della civiltà dei faraoni. Già in epoche passate, infatti, l'interesse per la conoscenza dell'antico Egitto aveva appassionato studiosi e uomini di cultura. Nel 1525, durante il sacco di Roma, era stata riportata alla luce la cosiddetta Mensa Isiaca, uno dei documenti più importanti per lo studio dei rapporti tra Egitto e Roma nell'antichità, esaminata e discussa dalle menti più dotte del tempo. Sempre nel XVI secolo, i papi scelsero l'obelisco come simbolo dell'onnipotenza temporale della Chiesa di Roma. Ne fecero così innalzare nella città numerosi esemplari, già trasportati dall'Egitto nell'urbe durante i primi secoli dell'Impero Romano. Nel 1600 giunsero in Europa i primi manoscritti in lingua copta, ancora in uso in quel tempo presso la Chiesa cristiana d'Egitto. Alla stesura di una grammatica si appassionò un illustre studioso, il gesuita Athanasio Kircher, a cui si deve anche uno dei primi tentativi sistematici di decifrazione dei geroglifici. A
attraverso il XVII e il XVIII secolo, divennero sempre più consuete per la cultura europea le testimonianze della civiltà faraonica, in virtù dell'impegno missionario e dell'avventura intellettuale di quei tempi. Era tuttavia un Egitto ancora misterioso. Le moschee, i costumi curiosi, le diversità della vita orientale attiravano l'interesse degli europei insieme con le vestigia del passato. Alessandria con i suoi obelischi, il Cairo arabo e brulicante di vita, la Sfinge e le piramidi, immense ed eterne, l'Alto Egitto ed i templi della città di Tebe. Bisognerà attendere gli inizi del XIX secolo per assistere alla definitiva riscoperta della civiltà egizia. Le spedizioni scientifiche e le ricerche dei collezionisti cominciano a riportare alla luce la storia delle antiche città d'Egitto e i primi reperti giungono in Occidente a costituire le basi dei futuri musei egizi. Sull'onda di quest'opera di ricerca, l'Egitto suggestiona l'Europa ottocentesca, affascinata dalle diversità di questi luoghi lontani, influenzandone l'arte ed il linguaggio. Soprattutto sarà in quest'epoca che la decifrazione dei geroglifici, i ritrovamenti archeologici e la definizione di un metodo scientifico di indagine porranno le basi di una ricerca che arriverà fino ai nostri giorni, permettendoci di delineare i caratteri e la storia che l'antica civiltà dei faraoni sviluppò nella valle del Nilo per più di 6 millenni. La storia dell'antico Egitto fu profondamente determinata fin dagli albori dalla presenza di questo grande fiume, il Nilo, inesauribile fonte di ricchezza per le comunità che avessero saputo sfruttarne le potenzialità agricole. Sono queste acque a rendere coltivabili le terre della valle fino ai limiti del deserto. Il fiume le inonda per 3 mesi all'anno e al momento del ritiro vi deposita un humus fertile, il limo, ricco di sali minerali e sostanze vegetali. Fu proprio la necessità di valorizzare appieno questo beneficio naturale a porre le basi per la formazione nell'Egitto dei faraoni di uno stato rigidamente centralizzato, in grado di unificare sotto il suo potere tutta la valle e di garantire così un'intensa politica di bonifica e distribuzione delle acque, unico baluardo contro il temuto flagello delle carestie. La coscienza di un necessario e difficile equilibrio tra singolo e comunità definisce così le modalità della vita civile nell'antico Egitto. Artefice dell'ordine di cui la valle del Nilo e i suoi abitanti sono il centro è la divinità, nella pluralità dei suoi nomi, dei suoi aspetti, delle sue capacità. Garante per essa sulla terra della tradizione, della stabilità e della prosperità del paese, è il faraone, unico rappresentante terreno della forza e della sapienza divina. Delegati dall'autorità centrale a rendere operanti le direttive del governo sono i funzionari, a cui spetta il controllo dell'attività economica e la gestione della vita politica e sociale. Ispettori dispongono quindi l'ammasso e la distribuzione delle derrate alimentari e stabiliscono altresì le quote salariali da corrispondere in razioni di cibo e tagli di stoffa. La loro autorità sorveglia il censimento del bestiame, controlla i proventi delle riserve di caccia e pesca,
verifica i raccolti degli orti e delle vigne. Sorveglia la coltivazione del lino, materia prima della fiorente manifattura tessile egiziana. Spetta sempre a loro organizzare la raccolta del papiro, delle canne e dei giunchi, da cui ricavare materiali per la scrittura e manufatti ad intreccio. L'autorità viene loro direttamente dal faraone con la consegna del sigillo reale, impresso su tutti i prodotti di proprietà statale. Arteria unificatrice di questa complessa organizzazione politica e territoriale è il Nilo, ampia via di comunicazione percorsa da un incessante traffico fluviale. Dalle stive delle imbarcazioni reali confluiscono così a corte ingenti ricchezze, tributo e pegno della valle e dei popoli confinanti al potere centrale. Questo rigoroso sistema di accentramento e controllo delle risorse economiche realizza le condizioni necessarie allo sviluppo di una splendida tradizione artistica, promossa e finalizzata nelle sue espressioni più alte, alla rappresentazione ideale di un regno prospero e civile. Per il faraone Zoser, agli inizi del terzo millennio avanti Cristo, l'architetto Imhotep progetta e realizza a Saqqara il primo vasto complesso funerario costruito interamente in pietra. Successivamente, quali perenni sepolture di tre faraoni, vengono innalzate a Giza le imponenti moli delle piramidi di Cheope, Chefren e Micerino, destinate a ricordare, con la purezza della loro forma, il rigore culturale di una società che non lascia nulla all'improvvisazione. Non a caso, l'arte egizia è improntata ad una rigorosa aderenza al reale, che impone, tra l'altro, l'uso di specifici materiali nel linguaggio figurativo. L'ocra viene usata per il rosso del sangue. Il turchese rappresenta il colore dell'acqua del Nilo. L'oro, infine, simboleggia il disco solare, emblema a sua volta di una delle massime divinità, il dio sole Ra. L'impegno architettonico si protrae per tutto l'arco storico di questa civiltà. Al dio Ammone, vittorioso su tutte le genti, verrà consacrato l'imponente santuario di Karnak, simbolo, nell'audacia delle sue strutture, della complessità raggiunta dalla proposta civile egiziana. La volontà di conservare nei secoli corpo e memoria dei rappresentanti del potere e della divinità farà sorgere un'immensa necropoli sulle terre ad occidente del Nilo, nel dominio di Osiri, dio dell'aldilà e garante della vita ultraterrena. Oro e argento verranno plasmati ai tratti e alle forme di sovrani e dignitari, mentre alla ricchezza degli arredi funebri verrà affidata la continuità nell'oltretomba di una vita elegante e raffinata. Ai funzionari di corte, come l'architetto Ka, verrà così concesso di affrontare il giudizio di Osiri, circondati dagli agi di cui avevano goduto in vita. Sarà invece privilegio di una regina come Nefertari farsi rappresentare sulla parete del sepolcro insieme alle proprie ancelle divine, Iside, sposa di Osiri e signora dell'oltretomba, e Hathor, dea tutelare delle nascite e del nutrimento dei sovrani. Una civiltà complessa come quella egizia doveva necessariamente sviluppare una forma altrettanto elaborata di scrittura e di memoria di tutti gli aspetti della vita civile e religiosa. Sulle pareti degli edifici sacri, gli scribi, depositari della scienza della scrittura, vergavano complessi repertori religiosi e rituali,
su fogli di papiro, redigevano le sentenze giudiziarie e le corrispondenze ufficiali. Custodivano nelle biblioteche di corte e dei templi i classici e manuali di insegnamento della lingua e della scrittura. Tutto quello che conosciamo di questa civiltà proviene da questo impressionante corpus di fonti scritte e documentarie, concepite per regolare e definire ogni aspetto, anche il più quotidiano, della comunità e dello Stato. La civiltà egizia conservò per millenni i propri caratteri originali. Il geroglifico e lo ieratico furono le sue scritture. Le divinità locali e i faraoni, gli artefici riconosciuti della sua prosperità. La forma geometrica piana ne costituì la rappresentazione simbolica e il modello estetico. Il Nilo e la rete di commerci col vicino Oriente e la Nubia, le sue fonti di rendita e di ricchezza. Ma a partire dalla fine del secondo millennio avanti Cristo, l'emergere nel Mediterraneo di nuovi centri di potere economico e politico determina in Egitto un lungo periodo di trasformazione attraverso i secoli del governo tolemaico e del dominio romano. Viene così ad imporsi un dualismo linguistico e culturale sconosciuto in passato. I decreti governativi sono ora redatti sia in greco che in geroglifico. Mentre le forme antiche della dea Iside e la fisionomia ellenistica del nuovo dio Serapide costituiscono il singolare repertorio iconografico e religioso del periodo. Da questa profonda crisi matura, contemporaneamente a tutte le altre civiltà antiche, una nuova fisionomia culturale, l'Egitto cristiano e bizantino. Terminato così il periodo glorioso della propria civiltà millenaria, l'Egitto antico si affaccia alle soglie dell'età medievale. Sarà infine la conquista araba nel 640 d.C. a provocare, tra quest'area culturale e l'Occidente, quella profonda cesura che spetterà ai viaggiatori del XIX secolo colmare.